si può togliere bello un po' le atmosfere. Non si capisce niente. Dimmi! Vado. Ho tanto male di pancia! Aspettami, dovrebbe esserci un'app che ti può aiutare. Bene, l'applicazione si chiamava... una nuova notifica. Vediamo qua cosa c'è. Cavolo, ma quanto pesa un Panzer Mouse? Su Amazon il Santo Graal ha 70% di sconto. Non sarà vero, ma non è vero. Che figata. Il ghiaccio secco, 40 euro. Dovrei comprarlo o non dovrei comprarlo? Vuoi comprarlo? Non dovrei comprarlo. Adesso fanno i fioretti. Ah, pottano. Io devo dirlo subito al moro. Oh, il mal di pancia del moro. Eccomi, ho trovato la soluzione. Fantastico. Comunque dovresti prendere un Aran. Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovo video di T93, in cui, grazie al suggerimento questa volta di questa curiosità della nostra assistente, abbiamo ben due applicazioni che sono più o meno la stessa cosa, che potrebbero salvarvi la vita. Esatto ragazzi, potrebbero salvarvi la vita. Si spera di no, si spera che siano delle applicazioni inutili, ma se servissero potrebbero tornarvi molto utili a voi o a chi vi sta vicino. Sono delle applicazioni semplicissime. La prima si chiama Primo Soccorso, la seconda si chiama Salva una vita. Il video di oggi sarà velocissimo, però questo argomento meritava un video tutto a sé. E vediamo velocemente le applicazioni. Bene, vediamo l'applicazione. L'applicazione trovate nello store. Vi lascio... no, i link in descrizione non servono. Vi lascio i nomi delle applicazioni in descrizione qua sotto. E vediamo assieme... quali sono? Bene, la prima applicazione è Salva una vita. Diciamo che questa applicazione è più consigliata a chi ha anche dei bambini magari in casa, perché è proprio specializzata in vari sintomi, sia per adulti che per bambini. Quindi magari se qualcuno ha qualche bambino, vedi magari questa applicazione. Come può essere usata? Beh, vediamo magari se qualcuno ha un problema di allergie. Andiamo a cercare su allergia, adulti. Cosa fare, avete cosa fare e cosa non fare. Bene, cosa non fare? Ovviamente vi ricordo che queste cose sarebbero più efficaci se le studiate un po' prima. Magari se ve le leggete per curiosità nel tempo libero, perché magari con l'ansia del momento diventa complicatissimo anche aprire il telefono, perché con l'agitazione ognuno sa come, ognuno reagisce differentemente. E io sono uno che si agita tanto. Cosa non fare? Non sottovalutare i sintomi. Non somministrare farmaci senza indicazione e prescrizione medica. Non somministrare alcuna bevanda se il soggetto non è cosciente. Presente. Bene. Invece cosa fare? Sicuramente sarà chiamare 118. Che però infatti non è molto corretto, perché potrebbe essere anche il 112. Come potete vedere, verrete anche aiutati dalle illustrazioni, che in genere sono abbastanza semplici ed esplicative. E poi, volendo, c'è anche un mini gioco, ossia... che proveremo adesso assieme, per esempio il quiz che vi fa domande a caso in teoria, e vediamo se siete bravi. Come comportarsi nel caso di un bambino che ha ingerito inavvertitamente una sostanza tossica? Attendere la comparsa dei sintomi, provocare subito il vomito del bambino e chiamare subito 118. Comunque, io credo sia tra la seconda e la terza. È sbagliato infatti, e deve essere sicuro la terza. Avanti. Cosa bisogna fare se un bambino si ustiona in modo lieve con un oggetto caldo? Un bel rimprovero, così non lo fa più. Lavare la parte con acqua corrente fredda e boh. Qual è la prima cosa da fare per soccorrere una persona che manifesta sintomi di attacco cardiaco? Somministrare bevande al paziente, bevi mo che gli porti un po' di Jack, dico questo, ti stura il cuore, vedrai che riparte velocissimo. E invece, no, sarà sicuramente chiamare il 118 e seguire le indicazioni degli operatori, perché probabilmente
diranno se gli assistere, perché il primo soccorso è quello che può salvare la vita di una persona. Portarlo direttamente in pronto soccorso con i propri mezzi può essere più pericoloso. Studiato io. Perché è importante monitorare la temperatura corporea di un bambino che presenta febbre? Beh, perché sopra una certa temperatura puoi anche buttarci le uova e farci una frittata. Perché sopra il 38,5 può essere necessario somministrare un antipiretico. E infatti, al pronto soccorso ho sentito che bisogna portare una persona, se è sopra un bambino, se è sopra il 42 centivo. Adesso non prendetelo per vero, è solo una voce che ho sentito io. Qual è la prima cosa da fare in caso di intossicazione da fumi o vapori? Cos'hai? Ti chiedo, venite qua che provate anche voi, così poi sapete. Allontanare se stessi infortunato di fronte a intossicazioni, boh, facilissimo. 4 su 5, ok. Come dicevo poc'anzi, l'applicazione è fatta meglio, senza la differenza, la discriminazione tra adulti e bambini, si chiama Primo Soccorso. Mi scuso per il font è quello del mio telefono, che è gotico, quindi la vostra applicazione sarà normalissima. Quindi aspettate che torno indietro, torniamo. Allora, impara, avete, come nell'altra applicazione avete in base ai casi come gestire la situazione. Vediamo, tipo ipotermia, vi dicono come si manifesta, cioè anche come diagnosticare. Avete pure prepara, sono consigli per prevenire se magari sapete che ci possono essere dei rischi, oppure anche per cultura generale semplicemente, tipo prepariamoci, che ne so, la siccità, non sprecare acqua, poi controllare, chiudi l'acqua della doccia mentre ti saponi, sì, insomma, consigli generali, se hai un pozzo a casa, controllare regolarmente la pompa. In questo caso, giustamente come filosofia, prevenire è meglio che curare, anche vi fanno fare vi insegno a fare un kit di emergenza, avete la checklist, cibo, acqua per 3 giorni, sicurezza alimentare, se cliccate sopra, cioè, è molto completa come applicazione, molto interessante. Sì, c'è molto da dire, ma sono cose che non è che posso dirvi io. Sono cose scritte che potete leggere tranquillamente e che sicuramente imparerete meglio leggendo, visto anche la mia dialettica, che, insomma, emergenza. Ecco, se avete pure le emergenze, cioè attacco d'asma, come in base alle emergenze, poi test, pure qua ci sono i test. Spero non vi sia mai utile questo video, ma spero per voi che se vi torni utile sia davvero. Come vi ho già detto, mi raccomando, è molto più utile se ve le studiate prima queste situazioni. Se vi è piaciuto questo video lasciate un like o iscrivetevi al canale magari, se volete aiutarmi moralmente a continuare questa cosa. Non è che non continui, però con qualche iscritto in più divento più energico. E se non altro, vi auguro di passare un buon weekend e che dire, alla prossima da T93. Dimmi quando fa partire. Così andava benissimo.